Ilaria D'Amico è la sua ultima volta, ormai ci siamo, la conduttrice si prepara al grandissimo cambiamento per la sua vita. Arrivata alla popolarità come giornalista sportiva, Ilaria D'Amico è finita ben presto al centro delle voci di gossip per la sua relazione con Gianluigi Buffon, iniziata nel 2013 e ancora oggi, dopo 10 anni, più solida che mai. Quest'anno l'abbiamo vista come co-conduttrice di Giallappa Show per TV8, ma sono tanti quelli che auspicano un suo ritorno nel mondo dello sport. Tra Rai e Sky, infatti, la D'Amico ha dedicato gran parte della sua carriera al calcio, proprio quel mondo che le ha regalato non soltanto tante soddisfazioni professionali, ma anche quello che è il grande amore della sua vita. Ma cosa attende all'orizzonte, la conduttrice romana? A quanto pare, come sottolineato anche da uno speciale sul settimanale Nuovo, questa è stata l'ultima volta per lei in una particolare situazione, considerando il grande cambiamento che ormai è alle porte. Presto inizia una nuova fase della sua vita e i riflettori sono tutti puntati su di lei. Ilaria D'Amico è l'ultima volta, presto cambierà davvero tutto. Come sottolineato dal settimanale Nuovo. Lo scorso 30 agosto Ilaria D'Amico ha festeggiato il suo ultimo compleanno da signorina, 51 le candeline spente dalla conduttrice, che presto diventerà ufficialmente la signora Buffon con le tanto attese nozze. Come sappiamo, da poco più di un anno Buffon ha smesso con il calcio, iniziando una carriera da dirigente sportivo, in questa sua nuova fase della sua vita ha deciso di compiere il grande passo con la sua storica compagna e di portarla all'altare, facendole una proposta in grande stile. A gennaio del 2023 ho ricevuto la fatidica proposta, sono rientrata a casa Parma e ho trovato il caminetto acceso, la musica, le lucine ed è arrivata la sua dichiarazione, aveva raccontato la D'Amico. Sebbene la conduttrice abbia affermato che il matrimonio sarà un momento intimo, senza clamori, l'evento sarà sicuramente seguito ed è già atteso dai fan. A breve i due pronunceranno il fatidico sì a Lucca, davanti ad una ristretta cerchia di amici e parenti pronti a gioire con loro. Un momento magico, che rafforzerà ancora di più il loro amore dopo che, in questi anni, si sono sostenuti a vicenda,